Si chiude nella semifinale di ritorno il Camino dello Faenghese, che deve così abbandonare la speranza di festeggiare in Serie D, categoria mai raggiunta nella storia, al suo 90° compleanno. Il Prevalle è stato migliore nel doppio confronto e dunque non c'è molto da recriminare sul playoff in sé. La gara è subito vivace, l'1-1 dell'andata non condiziona le due squadre. Al decimo, grande sovrapposizione a sinistra dei bresciani, Guariniello trova Roma che spinge in rete. Passa un minuto e Marchio trova al centro dell'area il solito Cazzamalli che nei momenti decisivi non manca mai e infatti di testa fa 1-1. Ancora Prevalle, Guariniello si inserisce e calcia, Daniello la tiene al quarto d'ora. Abba poco dopo cerca Cazzamalli, ma stavolta la difesa anticipa. Dopo la conclusione di Mignotti parata, ecco la doccia gelata. Al 33esimo infatti Beccalossi fa esultare così il Prevalle su assist di Zanola da destra con la difesa però addormentata. Il Prevalle insiste, Guariniello su punizione per poco non beffa Daniello che ci arriva. La risposta locale è in una conclusione di Lorenzo Ferrari che da fuori sfiora il palo. Lo Faenghese ha bisogno di due gol per passare perché qui valgono doppio le reti in trasferta. Cazzamalli di tacco lo sfiora subito in avvio mancando la porta mentre Pires costringe il portiere al grande intervento. Daniello evita che la partita si chiuda con una strana parata di faccia su Zanola mentre De Geri da fuori impegna il portiere. Quando Marchio stende Roma per l'arbitro è fallo da ultimo uomo e lo Faenghese resta in 10 per l'espulsione. Di fatto la gara si chiude qui anche se Pagano e Scetti ci provano fino alla fine, mentre in contropiede Nonni sfiora il palo. In finale con la Castanese va meritatamente il Prevalle.